La morte se la portava addosso come... come certi si portano presso l'ombrello anche quando c'è il sole. Chissà però. Forse mi ha voluto bene. Magari a modo suo. Lui sì che mi saprebbe consigliare. Vieni. Vieni pure. Non avere paura. Solleva quella tenda. Dietro c'è la verità. Allora, che ne dici? Che bel matrimonio. Come sta bella. Magnifica. Alessandro Cattani. Vuoi tu prendere in legittima sposa la qui presente Silvana D'Angelo, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Silvana D'Angelo, vuoi tu prendere in legittimo sposo il qui presente Alessandro Cattani, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Il mio matrimonio è durato poco. Un paio di settimane appena. Oh, ma sia chiaro, io non posso rimproverarmi niente. Sono stata una moglie affettuosa, premurosa. Lui aveva un cuore d'oro, ma un po' debole. Insomma, l'attico, i cantieri al quartiere Flaminio, il conto sul banco di San Paolo, sulla banca del Fucino, sulle altre banche, poi tutte quelle azioni, lo yacht, il Mercedes, la villa Santa Margherita, tutta roba solida che non ha paura di inflazione e risultati elettorali. Non era un uomo d'avventura la buon'anima. Grazie a Dio, sapeva come si aiutano i disgraziati. Sempre. Tutti i giorni ci penso. Che vorrei ritornare a lavorare un'altra volta. Uno, prima Rocca. Allora signora, senta, lei diceva papà che... Signora, io sono signorina, signora nel senso della parola. Era in un certo periodo della sua carriera la paragonavano a... Ah, non che mi paragonassero come bellezza, perché loro sono delle donne stupende e divine sempre, ma come importanza di attrice. Dicono che in quel momento la Daniela Rocca, con Divorzio all'italiana, stava superando Gina Lollobrigida e Sofia Loren. E Divorzio all'italiana è stato l'apice della sua carriera? Divorzio all'italiana è stato l'apice della mia carriera, sì. Come è incominciato? Tramite i concorsi di bellezza, incominciai come comparsa, poi pian piano mi fecero fare la figurazione speciale, insomma guadagnai abbastanza per quel periodo, stavamo nel 55-56, guadagnai quasi 1,5 milioni e mi parlarono di De Laurentiis, andai a trovare De Laurentiis che mi invitò a cena. Io gli chiesi però subito un contratto che lui non mi fece. Come andò questa cena con De Laurentiis? La cena è andata abbastanza bene, solo che poi io gli chiesi un contratto in esclusiva che lui non mi fece perché aveva la sua vita privata ed è giusto questo. Fu gentile con lei? Gentile De Laurentiis? Non lo conosco. Sì, gentile, però non mi ha portato molto fortuna. Mi ha cercato anche adesso, dopo 20 anni. Sono finita a Santa Maria della Pietà per Dino De Laurentiis. Da pochi anni è cominciato questo tuo distacco dal cinema. Come mai? Sono delle crisi interiori che subentrano in noi.
Per cui è una ricerca continua nella vita che si fa. Come voi state facendo la macchina del cinema, così esiste anche una macchina nella vita di noi stessi che ci fa pensare, cercare, capire, vivere, non come oggetti ma come persone, come esseri. Come essere veramente qualcosa, sei qualcosa. Cioè quindi lei si sentiva forse dal cinema trattata non come un essere umano? Sì, difatti volevo fare poi la regista. Mi misi a studiare psicanalisi, frequentai parecchi maghi e veggenti. Poi dei veri psichiatri, poi mi misi a scrivere. Ultimamente la cosa che più mi interessa è scrivere. Ho scritto una decina di libri, ma che non riescono ad essere pubblicati, non si capisce perché c'è questa enorme crisi di editoriale in Italia, non si capisce come mai. Questo film che tu volevi dirigere ed interpretare, immagino. Sì. Di che cosa, qual era il soggetto? L'attrice. Cioè, il peso descrivere... del corpo. Volete magari descrivere in parole il soggetto, cosa succedeva in questo film? Dunque, il soggetto qual era? Era la storia di un'attrice, era autobiografico, però era, mi esprimevo con mezzi di psicanalisi, alla Freud. Il padre, la morte del padre, Pietro Germi, il suicidio, allontanarmi un po' dalla vita, cosa voleva dire allontanarmi dalla vita, perché mi allontanavo, cosa cercavo, cosa volevo, che cosa mi interessava, tutto questo era autobiografico. La vita di attrice? La mia vita di attrice, sì. Scusa, avevo 27 anni quando feci questa prima esperienza. Ma quando hai incominciato? Poi buttai tutto il materiale che feci, buttai tutte le fotografie che mi interessavano, tutte le cose, per una ricerca sempre mia continua nel psicanaliticamente di me stessa, che cosa volevo, cosa desideravo. Ma ti volevo dire, durante la tua carriera di attrice, si dice, forse anche un po' volgarmente, per... Non sei mai stata a letto con un produttore per fare un film? Ma come? Sono stata a letto 6 anni con Lionello Santi. Ma lì per amore. Ma per amore? E io faccio tutto per amore. Senza amore non faccio niente. Non ti sei mai venuto? Ti prego, Bellocchio, non essere così insistente. No, no, no. Tra l'altro sei pure un bel ragazzo. No, no, ma lui è il bello del... Guarda, lui è molto bello. Sandro. Senti, tu dicevi prima, raccontando la storia del film, che spera anche... No, voi siete, avete la veste dell'artista, guarda, lui con la barba, tu con la barba, tu poi tamo più bove, ho mito un sentimento di vigore e di pace al corpo in fondo, o che solenne come un monumento, tu guardi i campi liberi e fecondi, dalla narga... Larga narice umida e nera, fuma il tuo spirito e come un mugghio lieto nel serene air si perde. Voi avete questa veste, lui ha tutta una veste tutta sua, riservata, così, mi sta punzecchiando parecchio. Senti Daniela, ma che cosa è successo in questi 7 anni? Cioè... Il vagabondare da una parte all'altra. Hai avuto delle esperienze... Lì a Santa Maria della Pietà. Sì, sono stata a Santa Maria della Pietà, anzi qualche volta cerco io Santa Maria della Pietà per essere ricoverata, perché l'idea del suicidio in questi giorni, per esempio, è stata fissa in me in un modo spaventoso. E allora dico, che cosa c'è che non funziona? Ricoveratemi, datemi amicizia, cercatemi, tendetemi una mano, fate qualcosa. Cosa si può fare? Invece si lascia una persona a se stessa così. Abbandonata, a vivere da sola.
tu sei completamente sola? Completamente sola, sì, sono completamente sola. Senti, ma sul giornale è uscita questa cosa che no, eri stata ricoverata a Santa Maria della Pietà. Nessuno ti ha cercato nel mondo del cinema? Nessuno. Senti, Daniela, il mondo del cinema ha delle colpe nei tuoi confronti? Sì, perché mi ha abbandonata, mi ha lasciato a me stessa. Non mi ha cercato calorosamente, perché la mia famiglia è il cinema. L'ho sempre detto, io sono cresciuta in questo ambiente. Li considero come la mia famiglia. Non lavorare per me è una cosa spaventosa, non fare più del cinema è una cosa... Anche se sono cambiata, posso fare la... Come si dice... Non posso fare più la bellissima donna, la bellissima ragazza, la caratterista, faccio la caratterista. Ma sempre nell'ambiente cinematografico dovrei lavorare, dovrei stare, dove sono nata, dove sono cresciuta. Cioè il cinema ti ha... Mi ha usata e poi buttata via. Questo è male. Ma perché pensi che ti abbia buttata via? Non mi ha più cercato nessuno, tesoro mio, da quando ho fatto Dall'alba al tramonto è successo un crack di 7 anni senza una ricerca. Siete le prime persone che sto vedendo qui dopo 7 anni, le prime persone. Non è che nessuno lavora, c'è una grande crisi. Ma speriamo di no, ragazzi, il cinema non può essere mai in crisi perché anzitutto è una grande forma di spettacolo. Dove vanno i ragazzini, i bambini? Al cinema. Dove li porti? Al cinema. Dove vanno i fidanzati? Al cinema. Dove vanno le coppie? Al cinema. Vuoi togliere di mezzo questo? Siamo finiti tutti? Togli il libro di mezzo. Il libro che è il primo mezzo di civiltà nel mondo. Siamo tutti finiti, rovinati. Come facciamo senza cinema e senza libri? Ma la gente va meno al cinema, infatti molti chiudono. C'è tanta gente senza lavoro. Ma forse è crisi di idee. Mi piacerebbe stare con voi a lavorare, per esempio, non solamente oggi, ma anche domani, dopodomani. Per stare insieme a noi, insieme a una... Togliere la maschera all'uomo è la cosa che più mi interessa. Non aver paura di quest'essere, ma di viverci in continuazione, di starci in compagnia sempre. Sono parecchi anni adesso e non fai più il cinema. Hai mai pensato di fare altre cose? Scrivere, questo faccio. Unico, no, io so fare. Lavori che ti permettano di sopravvivere? No, non ne so fare, non so fare altro purtroppo. Dall'età di 15 anni feci l'attrice fino a 7 anni fa. Poi mi diedi allo studio della psicanalisi, allo scrivere, poesie. No, assolutamente sarebbe la morte per me fare l'impiegata. Non potrei mai. Per questo forse il suicidio e ci penso per questo. Io non potrei mai fare l'impiegata, per carità, non potrei mai. Perché? Perché tu ti senti artista? Io mi sento artista, l'arte sono io. Avevo la tua vita, avevo la tua vita tra le mie braccia, te ne sei andato così, te ne sei andato rosso. Dai sogni miei, come le viole anche tu ritornerai, la primavera con me riabbraccerai. Avevo la tua vita tra le mie braccia, te ne sei andato così, te ne sei andato rosso. Dai sogni miei, forse domani anche tu ritornerai, quando il mio amore lo so, tu capirai, ritorneranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Sono suonatissima, pensate che... A Pietro Germi che è morto. E quello è stato il personaggio centrale? Della mia vita, sì. È morto, non ritornerà, però ha la sua vita eterna, spiritualmente, nello spirito è eterno. Non si può rincontrare più. Ma voglio dire... Ma noi siamo eterni.
Non si muore, non moriamo, siamo eterni. Sbagliare. E noi eterni duriamo, sì, noi abbiamo la vita eterna. Ho scritto ultimamente un piccolo libro dopo questa scoperta, perché l'io, l'uomo, tutti i giorni, tutti i minuti della sua vita scopre qualche cosa di se stesso, che cosa è l'essere, che cosa è il corpo, che cosa sei. Ma io dico, perché i miei libri non devono essere pubblicati? Si può sapere perché? Perché? Perché il Dio fa queste cose? Ho dedicato una vita allo studio, all'arte, al cinema. Perché? Quando si parla di cinema ci si riempie la bocca e basta, non si pensa che cosa sia il cinema in particolare. È una vita di lavoro pesante anche. È vero che è così. Tu hai detto, mi sono sentita caricato dal cinema, no? Eppure ci pensi con nostalgia. Come mai non hai rabbia per questa, secondo, ingiustizia, no? Che il cinema ti ha fatto? Non ho rabbia perché sono sicura che il cinema ritornerà da me. In qualche maniera, in qualche modo ritornerà. Perché io non posso fare l'impiegato, non posso fare altre cose nella vita che il cinema e scrivere qualche libro. Perciò, almeno che io non mi ammazzi, la mia vita sarebbe questa. Cosa potrei fare io? Mi vuoi dire? La nurse, la baby sister, cosa potrei fare? Non sono capace di fare queste cose, non sono capace. Sì, ci penso con nostalgia, non con rabbia. Lattico. Gianni Puccini ne è il regista. Questa volta sono con lui Walter Chiari e Daniela Rocca, un'attrice piena di temperamento che Germi, con Divorzio all'italiana, ha valorizzato su scala internazionale. Non ho lacrime per il mio amore che è morto, ma io non ho lacrime per il mio amore che è vivo. Lui vive la sua vita eterna insieme a me che vivo, insieme a me che l'amo, e lo sento parlare, e lui è. Questo è per Pietrino, Pietrino Germi, che è stato il mio fidanzato e che adesso è morto. L'amo e l'amerò sempre. Il mio amore che mi ha ucciso, il mio amore che è sangue, il mio amore che l'amo, e in ore come questa lo chiamo, egli è vivo per me, sempre, egli è eterno, come noi. Questi sono dischi di poesie che ho fatto e che non sono riuscita a vendere. Recitati da Armando Stuman. Qui ti hanno tagliato la luce. Mi hanno tagliato la luce e il telefono. Ma per tagliare il tempo? Qualche anno che sto così in queste condizioni. E senza luce come fai? Beh, vado a dormire presto la sera. Ciò mi serve anche per distendere i nervi. Ma poi non è detto che tu debba avere la luce e il telefono. Ci sono tante cose nella vita che hanno bisogno di ordine. Basta avere una casa. Che è tutto. Basta avere una casa. Non sono le cose più importanti, non sono indispensabili. Mi dai una sigaretta, quella è importante. Ma tu preferiresti avere la luce e il telefono? Certo, adesso dopo 4-5 anni che non ce l'ho vorrei averla. Come ogni cosa prestabilita. Ora mi servirebbe averla. Spero di poterla mettere presto. Ma intanto ho fatto la mia esperienza. Sembrai piuttosto stanca. Sì.
Queste? Queste sono delle fotografie fatte così a casa. Queste le feci in un... scusatemi per queste cose. No, questa che cosa è? Questo è il diploma di Miss Catania. È talmente pulito. Cos'era? Comitato Nazionale La Bella Italiana, la giuria della manifestazione svolta al Lido dei Ciclopi di Catania ha premiato col titolo di Miss Catania la signorina Daniela Rocca. Ma dove è scritto? Cioè, io la donna la porto un po' anche come simbolo, per qualcosa. Delle volte si ha bisogno che la ragazza si spogli non per il piacere dei nostri occhi, ma proprio per quella sensazione che può dare a noi quella disinvoltura nel spogliarsi, quindi poi anche se è vestita avrà la stessa disinvoltura, cioè, mi capisci cosa voglio dire? No. Peccato. Vabbè, metterci adesso che fa la stessa cosa, le ben, come dice Luciano. Il mutandino reggiseno significa essere in bikini, anche certo. Per farci dare un'occhiata a quello che c'è. Non è nudo. Non c'è importanza un nudo completo, noi vediamo ugualmente. Vabbè, ci dobbiamo accontentare. Cioè, non è completo, ma non vogliamo forzarti in nessun modo. Allora, prova. Comincia a toglierti la giacchetta e io comincio a vedere anche come ti spogli. Adesso no? Vabbè. Perché? Se l'hai capito. Mi mette in imbarazzo a me. Guarda, ma no, non credo che sia la ragazza. Perché adesso no? Quali sono le condizioni che tu vorresti per fare il provino? Cioè, noi lo dovremmo fare questo provino. E possibilmente questa sera, anzi, quasi. No, se si potesse fare un'altra volta, sì. Ma, insomma, capisci? Insomma, in breve non possiamo concederti un'altra chance, cioè in un altro momento, purtroppo è così. Cioè, ci tagli un po' le gambe, sì. Vabbè. Stai bene, grazie di tutto, Noi siamo di una truppa televisiva e siamo venuti a riprendere voi che avete risposto all'istruzione sul giornale. Per questo film sperimentale, vorremmo chiedere, ma per quale motivo voi siete venuti qui e avete risposto? Perché siamo in doppia maniera. E perché non avete risposto per mangiare? Anche per curiosità. Per esperienza. Vedere cosa si prova. No, con la sua risposta mi sembra più interessante. Effetto, è più interessante di giorno, no? Cioè, per un problema di sopravvivenza. Problema normale. Tutti i giorni, il problema è sopravvivenza, sono congelato 2 giorni fa e sto qui cercando lavoro. Perché per oggi come oggi non si trova un posto di lavoro adeguato, insomma, in che ti possa veramente, insomma, un stipendio abbastanza buono. Insomma. Ti sei congelato 2 giorni fa? Ah no, sì. Dove eri? Alla Cecchignola. Ma tu hai già fatto l'attore in altre occasioni? Nella vita. Cioè? Siamo tutti attori oggi. Decidiamo ognuno la sua parte e andiamo avanti. Lei fa il guardiano notturno? Sì, ma non si guadagna molto così, non sono segnato tante cose. Per questo ho provato tante volte. Penso di non riuscire, però ci ho provato ugualmente. E so che nel cinema si guadagna molto, insomma, se uno riesce. Quindi ho provato intanto. Però è un sogno, penso. Non so, ma lei sa che in cinema in questo momento c'è una gravissima crisi? Sì, ho sentito dire. Uno prova parecchi lavori per arrangiare, per tirare avanti, perché costa tutto. Poi cerca di provare un po' nel cinema, di fare qualche cosa, ma invece c'è più crisi di qualsiasi altro posto. Ecco, penso... Non è un lavoro. Adesso no. Voi che cosa vi aspettavate da questo provino? Niente. Io? Niente. Neanche io, cioè... Beh, ma ripeto, per un'esperienza in più, le abbiamo provate tutte e proviamo anche quella del provino. Sì, ha fatto qualche film un po' pornografici. Sappiamo chi è.
Quando dici che hai fatto film pornografici, in che sei? Che ruoli interpretavi? Il ruolo è proprio letto completo. Ho capito. Hai capito? Non so, cosa che non ho mai capito a me perché... Che in Italia non sono mai proiettate perché è una cosa impossibile, perché si vede proprio... Ma i nudi sì, i nudi in Italia. Nudi sì, ma... No, pornografici chiaramente no. Cioè così, amore di gruppo... Sì, amore di gruppo, amore... Cose che non assolutamente... Si vedono terribili. Cioè non è che sono... No, vabbè sì, no. D'accordo che si vede tutto, l'abbiamo visto. Ho capito. Sentite ragazzi, questo lavoro che noi abbiamo in programma prevede che l'uomo si spogli completamente. Quel film che adesso non mi sovviene, qual è il titolo? Vabbè, insomma, ci sono successi tutti i colori in Caligola, cosa che... Ah, voi avete fatto Caligola? No, io non l'ho voluto fare, perché io ballavo prima, no? Ho fatto danza classica. E volevano farmi ballare completamente a me. Perché io ritengo che sia assolutamente schifoso. Perché un uomo nudo che balla, cioè facendo dei movimenti un po' chiaramente di danza, questo sbatteramento di cose, a parte dà fastidio fisicamente, e poi è osceno. Completamente osceno. Io volevo ballare con la conchiglia, che era molto più bello, avendo un corpo passabile, allora è meglio, no? Senti, sì. Hai qualche difficoltà a farci fare un provino completo della tua figura? Nudo? Naturalmente. Adesso? Siamo qui adesso. C'è una truppa, tutto il movimento che io ho capito. Che assorbe, insomma, che sta completamente di vergogna. Ci sono ricordato. No, ma questo è il nostro lavoro, non è che. Capisco sì, lo potrei fare lì. Per me è quasi uguale. Che ne dici tu? Ma scusa, tu poi proprio, a te non te l'ho chiesto perché sapevo che non c'era difficoltà per quanto riguarda te, non ti ho chiesto per niente, fai film pornografici, a me quello che interessava era comunque guardi, avere la figura non è così siluettistica. Sì. Vabbè, allora cominciamo, va. Cominciamo a fare questa cosa, beh vabbè, se lo volete fare insieme, per aiutarvi. Ecco, sì, accorciamo i tempi senza... voi dovete avere pazienza, purtroppo noi dobbiamo avere, quando facciamo un provino dobbiamo andare fino in fondo a avere tutti i dati di una persona, una personalità. Appunto non c'è difficoltà per questo, però è completamente tu c'ha difficoltà perché vergogna. Ma io mi sto completamente normale. Se tu lo fai, certo sarebbe molto meglio noi avere un nudo completo. Non vogliamo forzarci. Guarda che a noi ci piacciono tutte le donne. No, ma non c'è problema. Cioè, non è questo problema, non mi importa niente. Non è... Parliamo qua. Sì, sì, lo puoi fare qui, guarda. La stessa cosa. Cioè, non è fattore che uno può piacere donne o gli uomini, perché... Oggi come oggi non è più un problema, no, credo. Non c'è Mario vergogna. No, chiaramente non è la vergogna. No, c'è un uomo e una donna. La persona non ti conosce, stai lì davanti, poi tutti ti guardano. Ma è il nostro mestiere, tu lo sai come poi... Sì, è chiaro. Abbiamo lavorato tutte e due in campo, per cui... È chiaro, però... Vedere te o vedere un soprammobile, che ci serve il soprammobile a fare una scena, è la stessa cosa. Cioè, ma poi... Per me sì, per lui forse. Un soprammobile è qualche cosa di laminato, lui no. Sì, ma lui dice che non importa niente, non è, così importante quello che è, insomma. Naturalmente. Tanto visto che ci siamo. Tu addirittura Ci vuole un po' di tempo. Ma viva la faccia, Viva la faccia, almeno non c'è problema. No, per forza. No, non è ancora, arriva a questo livello di cose, perché io ho fatto. Va bene? Va bene. Bene. Allora, se avete finito, hai finito, diciamo, se avete finito io prendo gli indirizzi e i numeri di telefono.
Frank. Frank, come lo... Oh, visto che siete venuti insieme, abbiamo deciso di vedervi insieme. Beh. Sei la sua amica, venuti insieme? Ah, sei la sorella? Accidenti, come siete diversi. Cominciamo da te, tu lavori? Sì. Che cosa fai? Sarta. Fai la sarta? Da quanto tempo? 10 anni. Come mai hai deciso di rispondere a questo annuncio? Ti interessa il cinema? Sì, mi interessa. In che modo? Hai avuto esperienze in campo? No. E, tu sai che il cinema, almeno anche quello convenzionale, tradizionale, vuole specialmente dalla donna qualcosa di particolare, cioè per esempio la completa disponibilità, lo spogliarsi, per esempio, tra le altre cose. Sì, tu invece? Lavoravo in bigiotteria. In bigiotteria. Bene ragazze, perché siete venute a fare questo provino? Ma tutte le cose uno ci prova, sempre, chiaro. Perché ti interessa fare il cinema? Perché mi piace, insomma, mi piacerebbe. È una questione di denaro? No. O di notorietà, di prestigio? Ti piacerebbe diventare qualcuno? Ritieni di averne la stoffa, il fisico per esempio in particolare? Ma per esempio voi voi lavorate, non studiate? No. Da che età avete? Cioè io sì. Sono a 21, io 23. 23. Sì. Quando avete smesso di studiare? Sì. Ho fino alla quinta elementare. Ah, fino alla quinta elementare. Sì. Senti un po', riallacciandomi a quello che dicevo prima riguardo alla verifica, ti spoglieresti tu adesso? Sì. Adesso qui, questa gente. Il cinema è così, non credere che siamo in due quando dobbiamo girare qualche cosa. Sì. Non siamo mai in due. Puoi alzarti in piedi intanto, mi fai vedere. Ti giri? Quanto pesi? 54. 54, girati un po' da quella parte, vuoi guardare là, verso quel vetro, verso quel signore che è seduto lì anche. Riguarda me, vuoi toglierti la camicetta? No. Sì, chiaramente non ti conosciamo esternamente e direi che qualche cosa funziona, bisogna vedere il resto. Ma io penso che ti interessava, sti quanti. Ma tu pensi che sul set ci sia solo una persona? Sì. Come minimo ce ne sono 20. Generalmente siamo sempre almeno 15-20 persone. Questa è una cosa che dobbiamo quindi fare. Quindi non c'è problema. Poi noi ci siamo abituati a vedere nudi. Però non mi va. Va bene, torna a seguire. Va bene, allora, stando così le cose, ci tagli un po' le gambe. Sei sempre della stessa idea. Ci hai messo in crisi. Perché? È perché noi facciamo un provino naturalmente incompleto. Chiaro questo. Abbiamo fatto spogliare gli uomini, non lo so. Io adesso si è rivoltato il mondo, non capisco. Ma scusa, se vieni qua e devi fare una cosa precisa, non è che noi, che lo spettacolo, che il cinema oggi dà le due orfanelle non si fa più, adesso non c'è film dove non si vede una donna nuda, scusatemi se... Sì, lo so. Prima o poi bisogna farlo e non si può fare poi, qui si deve fare prima, poi dovrebbe venire il resto, perché tu puoi essere una bellissima ragazza come vuoi, magari avere una cicatrice che va dalla scapola alla natica destra, per cui la cosa... Ma che cavolo, siamo nel 1977, la vergogna a spogliarsi solo, ma quando c'è porte aperte, 10-12 persone che stanno proprio lavorando, non so che effetto ti fa, anzi è un'esperienza nuova per te. Tra l'altro non è che noi abbiamo molto tempo, sai, per le tue indecisioni, già ci hai messo, te l'ho già detto, in crisi. In crisi? Allora non te lo chiedo più, è inutile, no? Non possiamo dedicarti, io capisco, vedi, noi dovremmo adesso parlare un altro quarto d'ora per scioglierti un pochino e poi farlo. Purtroppo il nostro tempo è limitato, capisco il tuo imbarazzo e lo capisco. Beh, non disponibile, cioè, un tratto non sono disponibile, sono un po' imbarazzata. Ma questo è chiaro, lo sappiamo, no? Vabbè,
Ma dai, rimani in mutandina registrata. Ci vediamo. Sì, sei più tranquilla, va. Mutandina registrata. Va bene, forza. Oh. L'importante è vedere il corpo tuo completo com'è. Avete il numero di telefono, sì. Sì. Intanto me lo dai tu. È sempre la stessa, lui. Anche le carte? Sì, sì, sai perché sono sbagliate? Sì, perché sennò sono brutte, non ci vedo tra l'altro. Il nasino alto quando sorride. In fondo. Non c'è niente di particolare. Vuoi votare su te stessa, per favore? Venino. Non so come la vedo. E se vuoi fermarti qui, ti puoi divertire. Se vuoi fermarti qui, se vuoi andare avanti, beh, certo sarebbe meglio. Anche io. Ti ripeto, se io non voglio forzarti, siamo sempre lì allo stesso punto. Non togli, vedi? Non guardare tua sorella, guarda me. Non ci riesco. Ho capito, tua sorella non vuole. Mano? Rivedi, la mano. Se ti giri, guarda, non muoviti normalmente, non essere rigida, non ti preoccupare di niente. In fondo hai una bella linea, per cui anche se te sei mai giunto, vieni, girati di nuovo. Hai preso il numero del telefono? Sì, ho preso il numero del telefono. Come ti chiami di nome? Marianna. Anna? O Marianna? Marianna. Cognome. No. È carino, è favoloso, sai. Bene. Ed è anche più simpatico di te, sai, che tu. Ai, oddio, non che non mi importa niente. Che trovo. Dai, no. No. Ma sei sicuro che sei di sorella? Non c'hai la fregatura. Ma perché tu rimani così? Perché tu rimani così? Incantata. Io incantata. No, sì, ma tu avevi detto comunque che almeno al suo punto saresti arrivata. Ma sei veramente un po'. Cioè, sì, prima ti ritieni? Prima hai detto che no, sei. No, che c'entra, un po' più cicciona, però non. Ma non sei cicciona, io sono sicuro che hai un bel corpo. Sì, è un bel corpo. E allora spogliati, rimani in mutandine, forza. Beh, non la lasciare sola, hai dato anche che ti tocca pure di chi. Ti prego. Finirete con. È importante, guarda, la retta a me, è importante. Sì, ma io non me levo niente. No, ti levi solo i pantaloni e la camicetta. Rimani in segno reggiseno mutandine. Io ho dimenticato l'orologio. Ergo. Prova. Prova. Quando? Tutto all'inizio. Sì. Vai, fammi un favore, va, così vediamo anche te. Anche il nome suo, sai. Sì, sì, davvero. E sono sorelle. Non c'è problema. È troppo chiaro. Ma no, la gente non guarda, la gente è proprio attenta e pensa per niente. La cosa è questa, capito? Che ognuno fa il suo lavoro. Un tempo lavora a sfavore di tutti, anche di voi. Ma guardate che altro picchio. Di cui stare più comoda, senza timore di sbattere con il più fatto. Metti anche lì a fianco della poltrona. E in effetti sei veramente buona, detto così alla romana. Ti vuoi girare per favore? Girati ancora, non ti preoccupare. Ancora girati. Ah, ci picchia, sembravi più robusto, invece vai bene. Ma. Ti vuoi fermare lì? Ti vuoi fermare lì? Perché mi dovrà. Cioè, non so, se la lavavi con tua sorella, altrimenti poi. Lo reggiseno. Io lo faccio per te, non è che lo faccio per me. Tu facendo i provini, no?
rispettavi un certo rito, la cui conclusione era chiedere alla ragazza di sfogliarsi. Ora il mio sentimento quando tu chiedevi a ciascuna di queste ragazze di sfogliarsi era da una parte di mia vergogna, dall'altra sentivo quasi che tu facevi una violenza. Come mi puoi rispondere? Beh, io direi che prima di tutto avevo le due stesse reazioni, le due stesse sensazioni, anch'io avevo non neanche la sensazione, la certezza di operare un certo tipo di violenza nei confronti di queste ragazze, di queste persone. Ma questo accade sempre, specialmente per una cosa del genere. Questo allora ritieni che fosse inevitabile? Ma questo lo è, se lo fate anche voi normalmente nel campo professionale. Dunque è una domanda, pleonastica, retorica, non so quella che tu mi fai a me, perché io vivo e sento le cose come tutti gli altri, penso anche come te. Ecco. Un riconoscimento meritato a una giovane attrice, a Silva Dionigio. Volevo soltanto chiedere una cosa di attualità. Ti sei spogliata, ti spogli o ti spoglierai nel cinema? Facciamo un po' questa inchiesta rapidissima. Penso che di questo argomento l'abbiamo parlato troppo. No, prima al tavolino per metterci d'accordo. No, ma in generale, no? È sempre la solita domanda che si fanno. Sì. E penso, non so quanto possa ancora interessare, che pensa il nudo ognuna di noi. No, io di voi, è quello che ne pensano i produttori, se funziona ancora questo, chiamiamolo filone. Filone, il nudo è una questione, il filone di cui parli te è un'altra cosa. Ecco. Cioè il nudo su per giù è in tutti i film. Il filone di un certo tipo di film, per fortuna, è finito. Secondo le ultime statistiche trasmesse al TG1, grazie a Ferraù. Comunque noi ci auguriamo che vestita o no, Silvia Dionigio abbia una grande, grande carriera, anche perché io di solito porto fortuna. E ci piace, Silvia Dionigio, un applauso a Silvia Dionigio. Giro. Ciao, buon sera. Buon sera, ben arrivato. Per venire qua, dove sono andato? Sorella di Giacchino. Ah, ciao Giacchino. E tuo figlio? Non lo riconoscevo più. Produttori del film di Mario Monicelli, un borghese piccolo piccolo, per gli eccezionali incassi realizzati nei stagioni del 76-77. Luigi e Aurelio De Laurenti. Ecco, allora uno a destra e uno a sinistra. Ecco, una bella fotografia con il ministro. Ecco. Grazie. E Nicola. Produttore e distributore Edmondo Amati. Bella vittoria, eh? Abbattaglia. Dario Argento, per Suspiria. Dario Argento, sarò breve. Ci fai finta rita, Milano? No. Mai. Perché è detto? Appunto, ti ringrazio. Mazzo, quanto è duro. Auguri. Signori, qui parla Ciccio Ingrassia. La mia passione per il cinema, per il teatro, per lo spettacolo, mi spinge questa sera a dire qualcosa di molto importante. Io ho guadagnato molti soldi
e qualcuno lo sa perché molti produttori sono qui presenti, mi hanno pagato molti soldi. Potevo ritirarmi benissimo quando, nel lontano 1972, una infame, schifosa ulcera stava per portarmi all'altro mondo. Io ho resistito, ho combattuto, sono risorto, eccomi qua. Per non finire ho fatto il produttore. Io ho prodotto due film prodotti con i soldi miei. Il primo film della Euro si chiama Paolo il Freddo. Non so quanto mi è costato, perché tra l'altro mi è capitato un ragioniere, cosiddetto ragioniere disonesto, il cui nome risponde a Silvestro De Rossi. Silvestro De Rossi, ladro. Questo lo dico per i colleghi produttori in questo caso. La Derde International Film mi deve qualcosa come 60 o 65 milioni. E io sto zitto perché amo il cinema. Va bene. Tutta questa polemica, signore, per rispondere che il cinema è in crisi. E va bene. Finché c'è gente come Di Mondo Amati che sfrutta le immagini di vecchi film e che... Come? È una manifestazione. Scusa, parla, siamo liberi, parla. Non c'entra per niente, capito? Perché si esce fuori dal seminato, noi abbiamo costruito una manifestazione di certo modo, e tu, scusa, ti sei impadronito, fammi parlare, scusa, sì, però non devi parlare, perché questa è un'altra cosa. Non lo permetto, ti giuro. Ma non mi giuri niente. Ti giuro che ti chiedo scusa adesso. Vabbè, mi chiedo scusa e fammi tutto. Signori. Ti chiedo scusa, vai. Sì. Pronto. Ma fammi piacere, non lo puoi fare. Scusate. Però vieni con qua, siamo liberi, scusate, è un risentimento perché forse. Forse sono stato trattato male. Signori, di fronte a tutti chiedo scusa. Di fronte a tutti chiedo scusa a Alessandro Ferraù, a tutti i presenti, Alberto scusami, Monica scusatemi, è un risentimento che forse nella vita tutti abbiamo, sai, vabbè, volevo dire delle cose che vengono dal cuore, io sono un po' polemico perché forse sono stato trattato male, Ferraù, accetto quello che mi dici, che questo è un divertimento e ti chiedo scusa a tutti quanti, non parlo più. E mi chiudo e perdono ancora di quello che ho detto, ho scherzato, ho cercato di farvi ridere ma non ci sono riuscito. Scusate signori e buon divertimento. Dell'anno. Sono due, vorrei chiamarli insieme. Monica Vitti e Alberto Sordi. Monica per l'altra metà del cielo, Alberto Sordi per un borghese piccolo piccolo. Bravo! Tutti si lavora per il cinema, per la televisione, eccetera, no, per particolare pensierino. Signor Ministro, ma è vero che c'è questa crisi nel cinema? I tempi sono difficili, speriamo bene. Non si è compromesso, però comunque funziona. Grazie. Un'altra volta, signor Ministro, ha detto poco fa, Alberto Sordi, al quale cederò il microfono. Lo sai che io sono scritturato in esclusiva, non posso rispondere a domande. Io o parlo o niente. Chi è l'esclusivo? Io vorrei rivolgere un doveroso saluto all'inventore di questa bella manifestazione. Mi riferisco all'amico Sandro Ferraù, agli organizzatori tutti, alle autorità, al signor ministro che ha dato il suo patrocinio a questa manifestazione. Questo è un appuntamento che non si può mancare, qui non si viene per mangiare, ma per ritrovarci insieme, per stare tutti insieme.
E non si può mancare, perché questo è come una prima della Scala. Fissano i tavoli mesi prima, il posto d'onore, il tavolo al centro, il tavolo a sinistra, produzioni, distribuzioni. Guai se manca una produzione alla distribuzione, dicono, dottor, ma che è fallito? No, no, dice, no, non è fallito, non c'è una vita. Non c'è. E le attrici e gli attori, dice, ma la cosa non c'è? No, no, perché? Braccia, non hai visto come sei ridotta? E gli attori, dice, ma cosa? Cosa non c'è? Ma che è morto? No, non è morto, ma pure lui, poraccio, mazza. Perciò è meglio venirci in questa bella manifestazione. Ogni anno ci troviamo qui. Per un altro balzarci in piedi, dice, oh, com'è, io sto qui. Perciò alziamo il bicchiere e ci ritroviamo ogni anno alla salute della vita per il cinema. E 100 di queste serate a tutti, eh? Auguri. Una sorpresa che ti è sembrato qua. Bene, una serata così improvvisata tra amici, amici del cinema. Del cinema ci sei te che conosco da questo ultimo tempo. Ci sono tanti amici, ho visto tante comparse, importantissime. Brava. Che conosco bene ma che non mi salutano neppure. Neppure. E non capisco perché. E ha trovato la persona importante. Ma non capisco il perché. Forse la vita è così stramba o siamo noi così strambi? Era molto tempo che veniva una festa del genere. Sì, è molto tempo che non veniva una festa del genere. Non perché mi sono isolata, ma perché non ero stata invitata. Però ho incontrato un'amica simpatica che conosco da 15-20 anni e mi ha invitato ad una serata così. Allora, no, non sono stata invitata. Per il destino di Daniela. Sì. Secondo te quali sono? Germi l'ho rovinata. E l'ho fermata. Germi l'ha rovinata. Ma perché? È molto giovane però, eh. È molto giovane, questo è un fatto molto importante. Dici che è morto in conseguenza. Sono state gli dèi. Ah, sono tutti i piedi? Sì, io non ho detto così, la rovinata perché lui faceva i suoi filmetti, da qui, che aveva un sacco di video. Io non la penso sempre così. Ma tu cosa la pensi del cinema, di questo ambiente? Ma con noi? Non sento. No, conosco quasi tutti. Conosco quasi tutti, sì. Ma sono gli altri che non conoscono me. No, non mi hanno salutato. Perché? Perché? Perché si reputano molto importanti. Perché abbiamo visto? Sì. Abbiamo visto Alberto Sordi, Monica Vitti, tutta gente che conosco, perché non mi saluta? Siamo stati amici, perché non mi salutano? Io rimango malissimo effettivamente, perché sono una persona vera nel senso della parola. E non capisco perché non mi debbano salutare. Thank you.
chiuso di tutto in questa maniera, non si può andare avanti così. Oh, signore, perché non mi aiuti tu? Mi hanno abbandonato tutti. Perché non si svegliano questi editori, li pubblicano per almeno qualche libro, qualche cosa, dico io? E poi sempre sola così, non mi va di stare, perché non mi cercano i miei amici? Le poesie. Rizzoli, perché non me le pubblica? Ho lavorato con Rizzoli quando avevo 15 anni. E adesso fanno orecchi da mercanti come te. E io ho fatto guadagnare un sacco di quattrini, mi hanno sfruttato da bambina, poi mi hanno abbandonato, mi hanno lasciato. Tanto dicono quella è matta. Ma hai voluto recitare approfittando di questi ultimi 30 metri? Per un attimo hai recitato di nuovo adesso. Sì. Perché? Sono io, non recito. Sono io così, faccio così quando entro in casa. Non è una recitazione. Ah, quando tu entri c'hai queste... Sì, c'ho queste, di queste cose, così. Sono dei normali sfoghi. La tua vita è un film, cioè. No, non è che la vita sia un film, ma che...